Buongiorno, sono Minghetti Francesco, sono l'amministratore della discarica di ACTA, discarica di monodedicata amianto localizzata presso nel comune di Ferrere Borgnone. Siamo oggi a presentare un aggiornamento sulla situazione della discarica stessa. Oggi praticamente è un anno che stiamo gestendo questa discarica, è un anno che ritiriamo rifiuti. E abbiamo ritirato circa 50-60 mila tonnellate e stiamo completando il settore 1 e settore 2 del lotto 1. A breve periodo, oggi non stimabile, partiremo con la costruzione del lotto 2 e mantenendo la continuità della coltivazione col rifiuto. In questa gestione di un anno siamo fieri e orgogliosi di poter documentare e testimoniare la completa assenza di analisi riportanti dati con presenza di fibre amianto, cioè durante la coltivazione non si è mai liberato fibre d'amianto, quindi siamo a contaminazione zero. Questo è molto importante, ci consente di lavorare con maggiore serenità e quindi stiamo andando avanti con questo, mantenendo questo percorso. Con il comune di appartenenza, cioè con il comune di Ferrere Borgnone, è stato istituito un comitato di salvaguardia, voluto dal sindaco e da noi anche, molto accettato, con la quale abbiamo un secondo controllo sulla gestione stessa della discarica. Oltre al controllo istituzionale effettuato da ARPA e da ATS, abbiamo appunto questo controllo. La discarica ATTA ha subito, un po' come tutte le attività imprenditoriali, ha subito un fortissimo rallentamento nel periodo del Covid, anche se siamo un'impresa di interesse rilevante perché i rifiuti hanno potuto continuare le proprie attività anche nel periodo di Covid. Nella realtà, nelle 2 settimane culmine, quelle gli ultimi 2 di marzo, ACTA ha fermato i propri ritiri per cercare di riorganizzare il rispetto dei protocolli nazionali gli ingressi dei nuovi rifiuti. Infatti questo è stato fatto e nel mese di aprile siamo ripartiti. Oggi siamo sempre per cercare di garantire il massimo di sicurezza, siamo a un ritmo quasi dimezzato, ci abbiamo ridotto i camion circa da 10 a 5, proprio per poter garantire al massimo i nostri dipendenti la sicurezza nel rispetto del Covid e di tutta questa situazione sanitaria che si è creata. Abbiamo avuto non voluto, chiaramente, un ritardo sulla pratica del TAR che vige su questa discarica ormai da tantissimi anni. Infatti era previsto a seguito della nomina da parte del TAR del proprio consulente, era previsto che questo consulente venisse nel mese di marzo a fare il sopralluogo. Chiaramente il Covid ha fermato questa attività, è stato rinviato e ad oggi purtroppo non abbiamo indicazione sulla nuova data, quindi il ricorso del TAR avrà una risoluzione un po' più lontana, speriamo il prima possibile, ma sarà un po' più lontana.